Sì, più della metà delle persone di 14 anni e più che vivono in Italia si preoccupano e occupano dell'ambiente. E quali sono gli aspetti che preoccupano di più? Al primo posto ci sono i cambiamenti climatici, seguono l'inquinamento dell'aria e al terzo posto, con un leggero distacco, la produzione e lo smaltimento dei rifiuti che preoccupano circa il 50% della popolazione. A seguire c'è l'effetto serra. Altre preoccupazioni, quali ad esempio l'inquinamento elettromagnetico e l'inquinamento delle acque, preoccupano poco meno di 3 persone su 10. L'attenzione dei cittadini per gli aspetti dell'ambiente è cambiata nel tempo? Sì, ad esempio la preoccupazione per i cambiamenti climatici è in forte crescita ed è forse l'aspetto che è maggiormente influenzato dai media. Infatti abbiamo registrato una forte crescita a partire dal 2019, quando i media hanno dato ampio spazio alle manifestazioni giovanili in favore del clima. Invece è diminuita la preoccupazione per il dissesto idrogeologico, mentre l'inquinamento dell'aria e l'inquinamento delle acque sono stabili da circa 20 anni. A parte preoccuparci, facciamo qualcosa di positivo per l'ambiente? Sì, tra i comportamenti che abbiamo definito ecocompatibili, al primo posto vi è la conservazione delle risorse naturali. Ben il 67% della popolazione dichiara di fare attenzione a non sprecare energia e anche il 65% a non sprecare acqua. Poi seguono altri comportamenti virtuosi, come ad esempio evitare di suonare il clacson mentre si guida per non aumentare l'inquinamento acustico, acquistare prodotti a chilometro zero ed evitare i prodotti usa e getta. I più attenti all'ambiente sono i giovani? I giovani sono molto sensibili all'utilizzo di mezzi di trasporto alternativi all'auto e moto privati, ma la vera discriminante è il titolo di studio. Più elevato, maggiori sono i comportamenti ecosostenibili. Poi c'è il genere, le donne sono mediamente più attente degli uomini.